Ciao ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi faremo un semplice video di sound di questa Bonneville T100 versione a liquido che avete già visto nel video precedente. Se non l'avete visto andatelo a vedere. E farò un semplice video di sound perché tra 2 giorni questa moto andrà fino a Brescia, quindi un centinaio di chilometri, a fare il tagliando, perché sì, perché in Trentino non c'è un concessionario Triumph. E verrà installato l'X-Pipe. Cos'è l'X-Pipe? È sostanzialmente un decatalizzatore, quindi viene scatalizzata. Mamma che vento che c'è, mamma che vento freddo. Oh! Questa è anche la prima prova con il Rode, lo SmartLav Plus nel casco installato sopra il nasello, per capirci. Andremo a installare il decat sostanzialmente perché vogliamo dare un po' di corposità al sound. Questa moto già di suo fa un gran bel rumore, bisogna essere sinceri, fa un bel sound, forse più di aspirazione che di scarico, però comunque il sound non è da buttare via. Volevamo scatalizzarla perché è la soluzione più economica da adottare. In quanto, essendo questa moto Euro 4, i terminali che ci sono comunque omologati, comunque la coppia dei terminali costa almeno 1 migliaio di euro omologati. Siccome di andare a installare prodotti non omologati non abbiamo tanta voglia, dirvela tutta, il modo più semplice è decatalizzare. Devo stare attento alla borsa. Ok. Questo per capirci è il movimento della testa che devo fare per vedere gli specchietti. Belli, i barend, belli. Però un po' inutili. Adesso mi fermerò e metterò il microfono in una posizione più indicata, cioè sulla targa. E registrerò solamente il sound della moto senza disturbarvi ulteriormente con la mia fastidiosa voce. Quindi mi fermo. Non installerò un dead cat, un gatto morto o altro, terrò solamente la gomma piuma presente sul microfono di serie. Vi faccio la foto e ve la metto proprio adesso, quindi a dopo.
Ciao ragazzi, eccoci ritornati come promesso dopo il montaggio dell'X-Pipe. Adesso ho la foto, ve lo metterò adesso. L'X-Pipe montato è un X-Pipe della Zard, azienda italiana. Costa all'incirca un 300 di euro montato, niente di esagerato. Si toglie qualche chilo e si libera un po'. Già dai primi metri noto che il motore è più pronto, il suono sicuramente è un po' più corposo, ma soprattutto il motore è più pronto, si sente che è più libero. Adesso la proverò meglio e vedremo. Mamma come va sta moto! Questa moto va che è uno spettacolo, veramente è una gioia guidarla, perché comunque è stabile, è leggera, ha una bella coppia e comunque ci permette anche di fare delle belle pieghe. Ovviamente sul diritto non è un mostro di potenza, però ci si può divertire. Conto che adesso sono con il passeggero. Mamma mia. Adesso ragazzi, siccome mi ero fatto prendere dall'entusiasmo e non va bene, dato che non è mia, adesso mi fermo nello stesso punto della prima parte del video, con qualche difficoltà perché sono con il passeggero. Niente, vi lascio al sound di questo X-Pipe.